Perché credo possa rispondere da parte della stima reciproca, perché io sono stato uno dei primi a valorizzare, come faccio anche lo storico, il critico, mi ricordo che fece dei primi a dire è il nuovo, cioè, quindi non è molto affetto per me, eccetera. Poi aveva appena finito il Caravaggio, dove è andato molto con alta professionalità, con alta professionalità oltre che cultura. Chissà, è rosso. Quindi credo che poi era il nostro direttore della fotografia, è stato un suo allievo, e quindi no, sono tre elementi seri che hanno concorso alla sua presenza e al fatto di poi anche per la stampa si è occupato, insomma, ha dato un certo contributo. Se non ci sono altre domande, c'è un'altra domanda. Queste due domande per iniziare. C'è un attore anche tedesco, perfido, Pizzani, lei adesso ha fatto questo film, Otelmeina, l'anno scorso, Monicelli, Le rose del deserto. Sembra che siate soltanto voi i grandi maestri della vecchia guardia ad avere interesse e voglia di rivisitare la storia italiana più o meno recente. Sembra che tra i giovani registi questo interesse non ci sia, o perlomeno mi sembra che non ci siano film appunto che analizzano la nostra storia, il nostro passato. Secondo lei perché insomma questo avviene? Forse lo fa di più al limite in questo caso la televisione con le fiction che non il cinema, mi pare. Lei cosa ne pensa? Grazie. Pensavo proprio che per esempio, lei che sia giovanissima ormai, ma Spike Lee continua a fare, questo è una costante del cinema americano, di nuovo una riflessione sulla guerra. Perché la guerra è una fonte di lutti, di drammi, di tragedie ovviamente, ma basta pensare a Omero, è una fonte invece anche però di riscoperta, di riflessione, perché anche sul passato si capisce meglio il presente. Quindi mi rammarico anche io, adesso non vorrei dimenticare dei titoli, forse ci sono, però questo è il discorso proprio sulle ultime generazioni che secondo me, se hanno un problema, è quello ecco, dello spessore che può venire dal rapporto con la letteratura, e, insomma, io auspico che ci sia anche la regione di generazione, auspico anch'io un interesse per quel periodo. C'è tempo per un'ultima domanda. Sì, scusate. Allora, io sono Antonella Sudanelli, da Spazio Film, volevo fare una domanda, cioè da giovane ero interessata allo stesso motivo, diciamo, del discorso. Ero interessata a sapere come è stato per un regista affrontare una tematica così importante, comunque con degli attori molto giovani che non hanno vissuto in quel periodo, per cui come è stato proprio interagire con loro e come far vivere, come è stato far vivere questa vicenda a questi ragazzi, dal punto di vista individuale, quindi di dramma individuale e anche collettivo. Grazie. Ma è accaduto tante volte che non abbiano potuto certamente vivere i fatti raccontati attori giovani in qualsiasi tipo di film, di rappresentazione anche teatrale, lì è questione proprio tanto di, certamente di preparazione, perché li ho invitati a riflettere sul periodo, a studiarlo, e mentre già i meno giovanissimi già sapevano di più ovviamente. Ma già leggendo il copione si sono posti delle domande, abbiamo avuto dei colloqui e quindi questo è stato sufficiente, perché poi l'attore da professionista deve interpretare anche personaggi che appartengono addirittura a secoli dietro, insomma fa parte, come si dice tra virgolette, del mestiere, quindi non è stato difficile perché c'era professionalità appunto perché si trattava poi di attori professionisti anche se molto giovani. Prima di chiudere la conferenza, un momento solo, credo che Carlo Rossani voglia chiedere agli attori qualcosa. Sì, beh, io pensavo, prima ci sono alzati, ma se... Lavinia Pozzi.
Diana con le piccolo. Le ragazze del manifesto. Esther con me, il personaggio. Ecco, il personaggio. Lucio Siano è il partigiano cinese. Ivano Lodito o Noa Benar? Buon sfondo, troppo. Federico Costantini, Giuliano Cannes. E Danilo Migrelli, Giorgio Benar. Marta Giacano, Camille Benar. Simone Bombari, Pier Fendez. Vita Postiglione, Adriana. La signora Silvia Coine. Anna Maria Oliva, la signora Meglione. Buongiorno, Giancarlo Giudica Cordiglia, Mario Manulli. Mancano, perché non potevano venire, ci saranno questa sera. C'è anche il nonno, Nando Muro. Nando Muro. Poi Andrea e David, Vito Coni. Marilyn Agari e Mamma Neri. Marca, Babone Spezia. Fiamma presenti, America Schiavo? Non ci sono, perché? Massimiliano Di Grazia, si chiama? Nipote Someco. Nipote Someco. Vi ringraziamo moltissimo, stasera il film verrà presentato in anteprima al Cine Barberini, poi farà il film delle sue prime e le sale 25 Barberini.